Dicevamo, cosa cazzo ho preso io? Ah, ho preso, è scomparso. Eccolo qua, ho preso questo. Ok. Che è un Goblin Vastfast. Questo. Ok. Ok, che cosa fa? Spiegami. Allora, le magie Goblin che tu giochi costano uno in meno. E i Goblin che controlli hanno rapidità. Quindi appena entrano possono attaccare. Ah, quindi io potrei stappare queste. Quello lo devi fare, sì. A prescindere. Rimettere un'altra montagna. Giusto. Metto questa qua che mi sta antipatica che in inglese. Ok. Le trappo. Le trappi, esatto. 1, 2 e 3. Perfetto. E mi gioco questa. Benissimo. Ok. Quindi, intanto... I Goblin costano uno in meno. Se volessi mettere, per dire, Re dei Goblin, sì, non mi costa più 1 più 2, ma mi costa 2. Esattamente. Ok, per dire. E in più c'è rapidità, quindi se io faccio entrare qualcosa... Già può attaccare. Se adesso, se io volessi usare questa per attaccare, sì, cosa posso attaccare e perché soprattutto? Allora, quando attacchi accade questo. Tu dichiari le creature attaccanti. Ok. Dopodiché l'avversario dichiara con chi blocca... Ah, quindi non decido io chi è che voglio attaccare, ma decido solo con chi attacco. Tu decidi chi attaccare, ma in realtà hai due scelte. O il giocatore direttamente o un planeswalker. Non puoi dichiarare di attaccare una determinata creatura. Tu dichiari, io sto attaccando te come giocatore con queste creature. Ok. Oppure sto attaccando te, planeswalker, con queste creature. Io potrei usare per dire, posso attaccare il planeswalker, così me lo potrei togliere dai coglioni volendo. Ok, con queste due lo potrei fare? Esattamente, perché sono entrambe con rapidità. Esatto. Compreso, perché è un goblin. Ok. Quindi lui... Dopodiché io deciderò se lasciar passare il danno, quindi farmi uccidere il planeswalker, oppure se parare il danno e con quindi... le mie creature. E come fai a pararle? Perché essendo 3-3? Essendo 3-3 io posso parartele, okay, le tue, e te le uccido anche. Perché? Okay. Perché tu mi infliggi 2 danni alla mia costituzione, che è 3, okay, quindi vado a 1, e io ti infliggo 3 danni alla tua costituzione, che è 1, e quindi ti mando a meno 2. Quindi non mi conviene attaccarti, si dicendo. Okay. Però dovevi capirlo da solo. Ah, no, io non sapevo il fatto che non decido io chi attaccare, ma decidi praticamente chi che viene attaccato. Dipende, sì, esatto, decide sempre il difensore, a meno che non ci siano alcune carte che hanno delle abilità che dicono proprio decidi tu chi attaccare. Non c'è modo in cui l'avversario possa cambiare questa regola. Va bene, ok. Quindi io qua finisco il mio turno perché non mi conviene attaccarti. Esatto. Mi auto-infliggo del danno e muoio. Bravo, ok. Bravo. Va bene. Perfetto. Quindi inizia il mio turno. Io stappo le terre che ho già giocato. Pesco una carta che è una terra e quindi la vado a giocare subito. Dopodiché tappo 2 e gioco formazione d'assalto, che è un incantesimo, quindi entra in gioco e rimane in gioco. Questo incantesimo dice che le creature che controllo in pratica fa la stessa cosa che fanno questo, che fa questo, però dice anche che pagando 1 verde una creatura con difensore può attaccare. Quindi io che cosa faccio? Pagando 1 verde che intende? Pagando un mana verde. Ah, togliendoti un mana verde che hai di là? Sì, esatto. Tappandolo, semplicemente. Ah, ok. Non devi rimuovere. Non viene mai rimosso niente in Magic. Okay. Non esiste la rimozione di mana. Ok. Io posso pagare un qualunque numero di volte un mana verde e far sì che un qualunque numero di mie creature possa attaccare anche se ha difensore. Quindi, logicamente, io tappo 2 e decido di entrare nella fase di combattimento con 2 creature... che tappano, quando attaccano le creature si tappano. Ok. E sto attaccando te fisicamente. Fisicamente me? Sì. Dopodiché inizia la tua fase di risposta all'attacco e quindi tu decidi se bloccare il danno o se subirlo tu direttamente. Io il danno come cazzo faccio? Non posso bloccarlo. Tu danno hai 3 e 3, quindi sarebbe 6? Sarebbero 6 punti che vengono persi. Se io mi prendo il danno. Ti prendi il danno fisicamente. Ma io se volessi usare queste comunque non farei un cazzo, nel senso che alla fine... Tu pareresti il danno, quindi non subisci tu i 6 danni, okay, ma le tue 2 creature ne subiscono 3 ciascuna e quindi muoiono. Ma non passano quello, no, quello che... Non passa, la differenza di danno non passa. Ecco, la differenza di danno non passa da loro a me. No, perché c'è un'abilità che si chiama travolgere e in quel caso lì passa la differenza di danno. Ah, ok, quindi ci vorrebbe un'abilità in più che al momento tu non hai. Esatto. Okay.
e non ce l'avrò mai. Ora, e ti chiedo, in questo caso, cosa mi converrebbe fare? Perché io, non sapendo giocare, direi, mi prenderei il danno per non perdere le creature. Esattamente. È esattamente quel che devi fare. Ok, quindi mi prendo 6 di danno, 3 e 3. Ok, che si fa? Vai, vai. Ok, e rimango a 14. Perfetto. E così tu finisci il tuo turno. Lo finisco mandando lei a 1 e prendendo altri 3 punti vita. Per lo stesso effetto di prima dell'abilità a meno 3. Ti sei tolto? Ah, ok. L'ho mandata a 1 punto vita. Lei ha 1 punto vita adesso, quindi non potrà più farla questa abilità. Ma potenzio i miei punti vita contro di te. Ok, va bene. Perfetto. Perfetto. Quindi tocca a me. È il tuo turno. Io prendo la mia carta. Sì. Che guarda casa è un goblin fin di cielo uguale a quello di poc'anzi. Ok. Ok. Non saprei a questo punto se buttarmi dentro qualcuno di potente, tipo che ne so, tipo questo qua, per dire, me ne bastano 3, quindi farei ta-ta. Te ne bastano 4. Cioè questo. Sì, hai ragione, te ne bastano 3. Ok. Ok. Però puoi giocarla una terra. Sì, lo potrei comunque mettermela qua, non faccio niente, la lascio qui, non la tappo perché non mi serve. Questo qua faccio finta di tapparla e rimetterla. Sì, sì, esatto. Ok, e rimetto questo qua in gioco. Esattamente. Avendo l'abilità, giusto? Sì. Come cazzo si chiamava? Rapidità. Potrei attaccarti subito. Potresti. Però io ti consiglierei di fare un'altra cosa. Dimmi, dimmi. Tu hai pescato un goblin che costa 2. Che ora per l'effetto di lui ti costa 1. Ah, dici tu, e mi tappo questa pure. Puoi giocare anche quello. Ah, mi metto qua praticamente. Esattamente. Ah, okay. Dopodiché, questo giusto. Goblin ha un effetto quando entra in gioco. Entra in campo di battaglia, infligge danno pari al numero di goblin. Ah, che controllo nel caso del bersaglio. Succede questo. Dimmi. Vado spiegandoti. Questa è un'abilità innata, quindi è un'abilità che accade solo una volta, okay, nel momento in cui entra in gioco, e dice che il goblin infligge un danno a una creatura, non so se dice anche a un giocatore, però penso di... non specifica. A una creatura, sì, a una creatura bersaglio. Bersaglio. Ok, che è pari al numero di goblin in gioco. Quindi se tu calcoli il numero di goblin in gioco, che sono 4. Vedi che sono 4. Ah, quindi okay, tu puoi fare, appena entra in gioco, 4 danni a una delle mie due creature. Ah, ok. Cosa che ti consiglio di fare vivamente, perché in questo modo tu me ne uccidi una. Esatto. Perché va a meno 1 e quindi è morta. Finisce nel cimitero, cioè il cimitero. Ok, va bene. Cioè dove finiscono le magie utilizzate e le creature quando muoiono. Ok. Dopodiché tu in questo momento hai un 4-2 e altre creature che hanno rapidità e quindi possono attaccare già in questo turno. Ok. Cosa che ti consiglio veramente di fare. Io posso attaccare, non decido io, però dico attacco tutti o ti dico io con questo vorrei attaccare quello lì o... No, tu mi dici, io dichiaro che attacco fisicamente il giocatore con tot creature, okay, e fisicamente un planeswalker con altre creature. Lui adesso di vita ha 1. È a 1. Quindi io potrei decidere tranquillamente di prendere uno dei due goblin, okay, pendicelo e attaccarti questo. Okay. E con gli altri 3 attaccare direttamente il giocatore. Esatto. Ok, quindi sì, in questo caso... Siccome questa creatura è tappata perché ha attaccato, non può difendere. Ah, ok. Perché è in attacco. Esatto, nel momento in cui è tappata, il turno seguente non può difendere dagli attacchi dell'avversario. Dopodiché decidi quali sono gli attaccanti, facendoti un po' di spazio, se no non ce la farai mai. Sì. E tutti coloro che attaccano vengono tappati, così. Ok, io posso attaccare con tutti volendo, non è che c'è un limite di attacco. Sì, non hai alcun limite. Io posso decidere di usare... Devi solo dichiarare con chi attacchi me e con chi attacchi me. Con uno dei due goblin fendicello attacco quello. Ok. Giusto. E con gli altri 3 attacco te. Ok. Giusto? Quindi tappali tutti e 4. Cazzo, non c'è spazio in questo tavolo. Esattamente. Ok. 2 danni vengono inflitti a Walti, quindi viene uccisa. E va nel cimitero. E finisce nel cimitero. Perfetto. E ciò che rimane, cioè 1, 2, 3, esatto, che sarebbe 4, 5, 6, 7, 8, mi vengono inflitti e mi mandano a 18. Perché quello è messo in attacco e non ti può difendere. Non posso difendermi. Io finito il mio turno, le devo ritappare o devono restare per forza così? Rimangono così. Non le posso toccare. Esatto. Quindi sono tutti quanti in attacco praticamente. Esattamente. Ok, esatto. Vabbè. Diciamo che è la fatica per aver attaccato, okay, che li rende non in grado di difendere, okay, nel mio turno. Quindi appena toccherà a te, cioè adesso... Esatto, io stappo tutto, okay, pesco carta, che non mi serve a una fava, però... Cosa hai pescato, scusami così? Ho pescato un muro a costo 1, solo che è isola e io non ho isola. Ah, modo, perfetto, quindi non te ne... Questa è una delle pecche di avere un mazzo con più colori, che a volte peschi 3 carte su 3... che sono, okay, di un colore che non hai e non le puoi giocare. Ok, ok.
In questo momento io resto in difesa, perché so che mi farai malissimo. e quindi sto fermo, okay. E ti lascio direttamente a te il turno. Ok, quindi io pesco la mia carta. Esatto. Che è un goblin furioso. Ok, che è un goblin con rapidità.